comincerei così. Musica a contrasto. Slow motion. Andrea e il padre arrivano in macchina davanti a scuola. Il papà gli parla, non lo sentiamo. Campo su Andrea, controcampo sul papà. Andrea ha la faccia visibilmente preoccupata e non lo ascolta. Sembra buono come inizio. Sì, ma non abbiamo molto tempo, dobbiamo entrare nel vivo. Andrea entra in classe. Andrea entra nella sua nuova classe. Tutti lo guardano male e ridono sotto i baffi. C'è chi subito inizia a scattargli delle foto. Dietro di lui, due compagni iniziano a infastidirlo, come se il professore non ci fosse. Andrea fa finta di niente, cerca di seguire la lezione. No, ho già visto. Magari un primo piano di Andrea con la maglietta con scritto sfigato. Oppure sta fermo, tendiniamo. Gli passano a fianco, lo spingono, gli dicono qualcosa all'orecchio, lo sfottono. Passano anche davanti alla camera e quando torniamo su di lui, il suo sguardo è smarrito. E i volti degli studenti sono facce in grand'angolo. Ma no, restiamo in classe. Sta per sedersi e i suoi compagni gli tolgono la sedia da sotto il sedere. Rimane a terra. Tutti gli scattano le foto, di nuovo faccia in grand'angolo. Il professore si arrabbia. Ma non è chiaro se è con la classe o con lui. Poi Andrea si alza, corre per non farsi prendere, ma è goffo da morire. Una corsa disperata, senza scampo. Potremmo riprendere una scena di Andrea in campo totale e due che lo afferrano e gli mettono la testa in un secchio. No, nel cesso. Mentre sta di testa nell'acqua, gli ripassa davanti tutto. Possiamo fare un montaggio rapido. Andrea che arriva in macchina, la testa di Andrea nel cesso, bulli, scena in classe, il professore è arrabbiato. Una soggettiva, tutti lo guardano. I bulli gli lanciano le palline. Quando l'hanno spinto, quando lo prendevano in giro, lo sfottevano. Poi di nuovo, Andrea cade per terra nel corridoio. Gli scattano foto. Tutto questo possiamo farlo, perché è un film. E se non lo fosse? Stop! Buona!